Io sono Francesca e lui è mio marito. Sono Enrico. Siamo la mamma e il papà di 4 bellissimi bambini. Sono Pietro, Sofia, Valentina e Anna, l'ultima arrivata. Pietro, Sofia e Valentina sono 3 gemelli. Siamo a Padova, siamo a Campodarsego, nello specifico. Benvenuti a voi nella nostra casa. Pietro, Valentina e Sofia, che sono i nostri 3 gemelli, hanno poco più di 2 anni e la piccola Anna è nata 8 mesi fa, ha appena compiuto 8 mesi. Pietro, Sofia e Valentina sono nati prematuri di 25 settimane e 6 giorni, quindi prima di poterli avere a casa abbiamo fatto un percorso in ospedale e abbiamo aspettato qualche mese perché potessero arrivare. Nascere a 25 settimane o comunque insomma 26 settimane è una prematurità importante che comporta, anche secondo una crescita gestazionale normale, che i bambini siano molto piccoli, non completamente sviluppati, e tutti e tre loro sono nati sotto il chilo di peso corporeo, abbondantemente. Quindi insomma, che siano tutti e tre con noi è una grossa, grossa fortuna. Il primo pensiero è stato un pensiero di paura, però poi chissà perché un momento del genere è sempre, in qualsiasi circostanza avvenga, un momento magico, quello in cui diventi genitore, soprattutto se è la prima volta che ti accingi a questo ruolo. Perciò ero molto curiosa e avevo voglia di conoscerli da un lato, anche se sapevo che sarebbe stato un percorso lungo. Non è stato nei nostri pensieri il fatto di doverli svezzare in modo vegano o meno, perché sarebbe stato così comunque, nel senso, questa era la nostra direzione, non abbiamo dovuto confrontarci su questo, sarebbe stato così a prescindere dalla loro storia, sapevamo quello che stavamo facendo ed eravamo convinti. La patologia neonatale di Padova si è comportata in modo molto neutro, che è una cosa che a me ha colpito in positivo, perché ci ha messo a disposizione una nutrizionista che ci ha guidato e dato qualche consiglio, ma assolutamente non si è opposta nei confronti della nostra scelta, anzi ci ha dato una mano, ci ha supportato perché questa scelta potesse essere compiuta in modo più consapevole e sicuro possibile, visto che i nostri figli erano nati così piccoli. Tra le motivazioni di poter scegliere un'alimentazione vegana per i propri figli ci sono alcune che sono legate alla salute, perché affrontate nella maniera corretta un'alimentazione salutare e completa. Personalmente credo che il motivo più interessante di dare questa possibilità ai bambini sia quello di crescerli in una situazione di neutralità rispetto alla diversità animale, e quindi anche la possibilità che loro, diventando grandi, entrino in contatto con queste creature diverse da loro da un punto un po' più onesto e più facile conoscere, ecco, la diversità e valorizzarla, in questo senso, dei rapporti più orizzontali. Questo per quando saranno più grandi, ma comunque insomma è un percorso che non ha un'età di inizio, sicuramente. La soddisfazione più grande dell'aver intrapreso questo cammino con i miei figli è data dal fatto che sono cresciuti così bene, nel senso che non era così scontato, visto e considerato che la prematurità ha comportato una nascita in forte sottopeso, e il fatto di aver condotto da sempre, da subito, dallo svezzamento e ad aver somministrato il mio latte, quindi del latte che viene da una mamma vegana, ha fatto sì che questi bambini recuperassero e rientrassero nelle curve di crescita dei bambini coetanei ed avessero una crescita sempre positiva, il che è abbastanza straordinario e va ovviamente a posizionare la dieta vegana, la scelta vegana, come opportuna anche in una condizione in cui va recuperato del peso corporeo importante. Appunto perché i nostri bambini sono nati così prematuri, sono soggetti a delle visite repentine, dei controlli, che sono dei veri e propri check-up, che vengono chiamati in gergo medico follow-up, dove il bambino viene sottoposto a una serie di esami che sono clinici e anche ematici, il che significa che fanno esami del sangue, che hanno sempre riportato valori nella norma, e viene controllata tutta la condizione della loro crescita, quindi il cuore, i polmoni, sono seguiti da una neuropsichiatra infantile, da uno psicomotricista, e tutto quello che sta succedendo ai miei figli è positivo finora. I loro esami sono alla portata di chiunque me li chieda, perché
per me è importante appunto far passare questo messaggio che la dieta vegana va bene in qualsiasi caso, va bene anche se un bambino ha una partenza difficile. Avere 4 bambini, anche 3 solo in un colpo, è sicuramente una cosa abbastanza complessa, anche quando le cose vanno bene completamente come sono andate a noi, da un punto di vista di fatica, di sonno, di energie, anche psicologicamente. Non è certo una fatica crescerli seguendo questa scelta, anzi io credo di fare tutto ciò che fa una qualsiasi altra mamma. Vado al supermercato, compro gli ingredienti, preparo le pappe. Non sono più difficili da realizzare di certo delle pappe tradizionali che comprendano degli ingredienti di origine animale, assolutamente. Utilizziamo farine, ovviamente legumi, poi un sacco di frutta secca, olio extravergine d'oliva, olio di semi di lino, la pasta, normalissima pasta, i pomodori, adorano i pomodori i nostri figli, le patatine, tutto quanto. Molti cereali, gli yogurt di soia, i budini di soia, tanta frutta, torte salate. Ho fatto 90 torte salate in sei mesi, una cosa eccezionale. Poi oltre ai 3 gemelli abbiamo anche Annona, perché è nata di 4 kg con mia somma gioia. È nata con un parto naturale finalmente, o con un decorso assolutamente normale. È una bambina sana e forte e molto robusta. Sì. Infatti il nostro pediatra, che l'ha recentemente visitata, l'ha posizionata sopra al 97° percentile. Quindi insomma abbiamo una bella bambinona che dimostra anche lei che è una scelta d'amore e di salute. A livello sociale non abbiamo avuto problemi finora. Magari ecco, alcuni parenti non erano completamente convinti per mancanza di informazioni, però... Però abbiamo gli esami. Sì, abbiamo gli esami che non parlano. Non ci si può scappare. Sì, abbiamo sempre fatto le cose molto regolarmente e credo che nessuno abbia da ridire, ecco. Nonostante la carta canti, purtroppo, nonostante gli esami, ci sono ancora persone che ci criticano per questa scelta e ci accusano di mettere in pericolo i nostri figli. Non sappiamo cos'altro fare oltre che mettere a disposizione tutti i documenti di cui insomma disponiamo. Affrontare una scelta di questo tipo per i propri figli calati all'interno di una società che ancora ha dei dubbi e mostra, diciamo, segni un po' di stigmatizzare questo tipo di posizioni anche forti politicamente, io penso che basti essere molto sereni e sapere di stare facendo la cosa migliore per i propri figli. Ed è una possibilità di cui loro probabilmente un giorno ringrazieranno. Ovviamente, come in tutte le cose, serve molta consapevolezza. Forse questa consapevolezza alle volte manca proprio a chi segue una tradizione, perché si accinge a fare una cosa molto delicata, che è quella dello svezzamento, quello del mantenimento della dieta di un bambino, solo per delle informazioni tramandate, non per una cultura, per dell'informazione che ci si è cercati, ci si è creati, di cui si dispone perché lo si è scelto. Quindi credo che per questa scelta che noi abbiamo fatto questo sia un valore. Noi ci siamo appoggiati infatti per fare le cose come si devono inizialmente all'ospedale pediatrico di Verona, dove c'era purtroppo un reparto che adesso non c'è più, dedicato ai bambini che seguissero un'alimentazione di tipo vegan e vegetariano. Abbiamo avuto la fortuna di poter fare una visita lì, ci hanno detto che stavamo facendo tutto come si doveva. Ci sono pediatri che sono a disposizione di chiunque lo voglia, sono di facile reperibilità, sono presenti anche nel sito della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, c'è una lista completa. In più devo dire che con l'ampio rapporto che ho avuto con i neonatologi che seguono i nostri figli, con la pediatra che abbiamo avuto fino a poco tempo fa, adesso abbiamo avuto un cambiamento, però ho incontrato molta apertura e anche persone che devo dire sono formate ed informate e quindi non reagiscono negativamente a questa scelta, anzi si pongono in modo neutro e ci accompagnano. Percepiamo un certo cambiamento, ecco, in questo senso, in positivo. La categoria di medici più giovane ho visto approcciarsi alla dieta vegana in modo più neutro, alla luce della nostra esperienza, ma anche probabilmente perché c'è un aggiornamento che si sta compiendo probabilmente proprio adesso, perché comunque il numero di persone che fanno questa scelta e che hanno figli è sempre più ampio e quindi di conseguenza un adeguamento è dovuto. Una cosa importante che tengo a dire è
che dovrebbe anche tranquillizzare proprio tutte le persone che ancora hanno dello scetticismo nei confronti di questa dieta qui, dell'allattamento da parte delle madri che hanno compiuto questa scelta, è che io sono stata anche donatrice di latte materno per una patologia neonatale, il che significa che il mio latte era destinato a bambini con dei problemi di salute o nati fortemente prematuri come i miei. I medici che hanno accolto la mia volontà di donare il latte mi hanno sottoposta ad una scheda di domande e sono assolutamente stata trovata idonea per poter donare il mio latte, appunto, senza nessun problema. Una critica che ci viene spesso fatta è quella di imporre una scelta ai nostri figli. In realtà noi crediamo assolutamente di posizionarli in modo neutrale nei confronti della vita, cioè del rispetto che si può avere nei confronti di qualsiasi essere vivente. Noi non imponiamo ai nostri figli di essere vegani, ovviamente ci dovremmo confrontare e non scontrare con quella che sarà la loro curiosità sacrosanta di ogni bambino, con i loro errori, con le loro domande, che spesso non saranno favorevoli a questa dieta, perché lo sappiamo, ci saranno tanti stimoli esterni e sarà probabilmente difficile per loro comprendere da subito la bellezza di questa scelta. Credo che però nel momento in cui questo avverrà, quando ci sarà uno scambio alla pari, un dialogo con i nostri figli, saranno felici di poter veramente scegliere adesso cosa fare, avendo alle spalle un percorso neutro, felice, senza sofferenza. Ai genitori che stanno valutando di fare questa scelta, noi diciamo: state tranquilli, ci sono molte risorse oggi per poterla affrontare in maniera matura, responsabile e completamente informata. E poi ce l'abbiamo fatta noi, che ne abbiamo quattro, quindi se la può fare chiunque.